nella puntata precedente di Water Stars. Stiamo bene insieme, ci divertiamo, però lavoriamo, lottiamo e fatichiamo insieme. E siamo un'unica persona. Vedo compagni di scuola o comunque amiche al di fuori della piscina che a volte non capiscono come tu ti possa impegnare tanto per una cosa, magari ti dicono vabbè dai, io stasera usciamo, l'allenamento lo sa, ti alleni tutti i giorni. E te invece no, devi allenarti, cioè non ce la fai a spiegarglielo. La pallanuoto mi ha insegnato un sacco di cose. Per prima cosa di non mollare. Poi mi ha insegnato senz'altro a non sottovalutarmi, anzi a voler sempre di più. E riceve questo passaggio teso che serve per tirare. Cioè devi essere forte dall'inizio alla fine, senza aver pietà di niente e nessuno. Fai un bel movimento per liberarti e poi ricevi il pallone. È inevitabile che non ti insegni, non ti trasporti qualcosa di positivo nella tua vita, ecco. Hola, spagnolita! Ciao, bella! Buongiorno. La mia bambina, ciao! Chiara, tutto bene? E te come stai? Con dai, tutto bene, aspettavo te. Sicuramente sarai morta dopo l'allenamento, sì, adesso ci penso io che stai bella tranquilla. Anche a livello mentale, non avere peli sul corpo, per noi pallanuotiste è molto importante. Ascolta, oggi farò il tratamento in modo che così siamo alla quarta seduta, mi sembra, giusto? Sì, la quarta. Comunque ti è rimasto pochissimo, eh. No, ma un miglioramento assurdo. E la pelle è stupenda. Ma io mi fido di te, mi fido, perché sei la numero uno. Ecco, te sei la numero uno con il pallone e io sono qua che faccio qualche cosa con i peli, vedi, ognuno? Perfetto. Dai. Anche all'interno di uno sport come questo, in certi momenti riusciamo lo stesso ad avere la nostra sensualità. Però quando cominciano le partite, quelle serie dure, dove c'è veramente da tirare fuori il coltello, sicuramente la femminilità viene un po' messa da parte e ci trasformiamo in delle guerriere. Nella pallanuoto ritengo che tra attacco e difesa la difesa sia piuttosto fondamentale più dell'attacco, perché è più facile vincere 1-0 che 14-13. Quindi meno gol prendiamo, più facile è la realizzazione in attacco. The lads are strong, the order's are in, the dance commanders are ready to sin. Radio message from HQ. Dance commander, we love you. Let's get this party started right, yo. Non è facile stare in porta. A livello fisico non è più faticoso di loro, perché loro fanno uno sforzo molto maggiore del mio. È un ruolo faticoso a livello mentale, perché devi mantenere la concentrazione per quattro tempi. Quando loro vanno di là non mi posso permettere di divagare, devo essere concentrata quando loro torneranno. In più è un ruolo difficile perché se fai un errore, è un errore solo tuo.